Allora, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova audioregistrazione. Abbiamo un ospite speciale, come avevo promesso, un'intervista da parte di un esponente importante per quanto riguarda il Bitcoin. E oggi conosciamo meglio Alessandro Valerio. Ciao a tutti. Ciao Alessandro. Ciao, ciao Cristian. Allora, quello che mi interessava, e credo che anche chi ci ascolta interessa capire e sapere meglio, è un po' questo discorso dell'argomento Bitcoin che è esploso ultimamente nella rete. Quindi cercare di capire meglio il funzionamento. C'è chi dice che la scoperta sia pari soltanto all'avvento di internet, quindi una cosa molto interessante e molto importante, e come le persone che ci ascoltano possano trovare degli spunti per avere dei guadagni concreti, no? Seri in questo caso con il discorso del Bitcoin. Quindi pensiamo però prima la domanda che ti faccio è: conosciamo Valerio, Alessandro Valerio. Quindi chi è Alessandro Valerio? Beh, Alessandro Valerio è un personaggio strano. Io lo conosco oramai da 54 anni. Lo conosci da sé. Bene. Ho detto la mia età, questo per dire. E ha avuto varie storie, varie vicissitudini, diciamo, da un padre commerciale, una madre artista. Insomma, sono nato io e ho girato un po' l'Italia, un po' Un bel il mix, mondo. diciamo. Sì, un bel mix, eccetera. Mi sono dedicato alla ristorazione, all'informatica e adesso alla crescita personale. Lo scopo mio principale è quello di fare ricercatore, quindi apprendere sempre di più le cose che mi piacciono nella vita. Una volta che poi è morta mia madre, mi sono dedicato all'esoterismo e quindi alla spiritualità. In India, avanti e indietro, la Ah, e questo meditazione, non lo cioè, sapevo. in India, insomma, ho fatto un bel po' di strada, ecco. Con i gruppi, principalmente scoprendo me stesso. All'interno di ognuno di noi c'è tutto un mondo da scoprire, Chiaro, quindi sì, è bene iniziare da lì, perché se non sai a che punto sei, non sai dove puoi andare. Quindi certo. è bene capire in che contesto sei all'inizio della tua vita. Quali sono magari i tuoi limiti, ma anche le tue possibilità, la grandezza che puoi avere nel costruire tutto il tuo business, ma anche le tue buone relazioni, cioè tutto quello Ecco, che compete la tua crescita a personale. Io 360 a gradi. 360 gradi, io la chiamo più evolutiva perché è nel contesto di tutto il gruppo o la Ho nostra capito. razza umana, eccetera. Sì. Quindi, dopo queste particolarità, io ho iniziato a dedicarmi molto di più ai network marketing, a questi nuovi sistemi. In realtà ho notato la disfunzionalità di un essere umano che quando entrava nella meditazione trovava una sua calma, un suo relax, però poi era preso dalla bolletta da pagare. Ho detto: qui bisogna creare qualcosa di C'è nuovo, qualcosa che non va. non va. La E quindi d'ora in poi chiamo spiritual money, insomma, cioè spiritual spiritual money, money il denaro che è importante e che in effetti, come si diceva allora, un vero angelo ti porta. Cioè l'aiuto che ti può dare nel pagare la bolletta, è bella. Ecco, quello è il vero angelo, esatto. secondo me. Quindi, Non è solo una cosa, ma è un insieme di. è un insieme di cose, sì, a prescindere da tutti gli studi sulla spiritualità, da non confondere con la religione, quindi Certo. chakra, l'Oriente, l'Occidente, tutto quello che ci può portare, i maestri, eccetera. Ci sono tanti maestri che scopriamo oggigiorno che sono quelli economici, in realtà c'erano i grandi Certo. coach, le grandi personalità, Kiyosaki, Donald Trump, Chiaro, cioè chiaro. tutti quei personaggi che comunque vanno guardati, vanno studiati, ecco, cioè loro Mi sono sembra che anche riusciti. Obama ha il suo coach personale, Sì, no? anzi, mi pare che è stato anche il primo a fare il crowdfunding, non so, Sono Obama, profano a questo argomento, va quindi non bene, va bene, comunque, certo, tutti. E allora dopo questo passaggio ho ripreso quelli che erano tempo fa la mia ricerca di network marketing, 14 anni fa è iniziata, e ho visto che ci sono molte belle prospettive, insomma, Certo, quindi legate anche a un discorso futuro. legate tantissimo al futuro, a come cambia il mondo, se ascoltiamo i nostri figli sappiamo come cambia il mondo, e al fatto appunto di avere un'economia etica. Cioè, quello che io chiamo share profit, cioè il gruppo crea più guadagni del singolo, Chiaro, ok? chiaro. Nell'eticità vengono ridistribuiti. Certamente c'è il profitto superiore a chi
scusa il termine, si fa culo, insomma, sì, cioè, è chiaro, nel senso a chi è più dedicato alla cosa, eccetera, eccetera. Però non si lascia indietro neanche chi in quel momento fa difficoltà. Certo. Mi ricordo una bella frase che diceva che la differenza tra il successo e il non successo è quello che fai del tuo tempo libero, no? Così, non so dove l'avevo letta questa cosa qua. Bene, Alessandro, parliamo adesso un attimo di Bitcoin, quindi l'argomento che in questo momento riguarda te. Certo. Di cosa si tratta in realtà? Quando si parla di Bitcoin, come di cosa si tratta e come possiamo utilizzarlo per guadagnare anche noi? Cioè, facci un po' una prospettiva generale di quella che è. Beh, prima di tutto bisognerebbe fare un escursus su quello che è il Bitcoin come è nato. 2009, Satoshi chi è non esiste, dicono. Cioè, io oramai da quasi 3 anni che lo studio, all'inizio nessuno capiva niente. Oggi sono passati 3 anni e continuano a non capire niente. Siamo tutto a capo, bene. È molto difficile perché c'è una comprensione, cioè c'è un blocco, diciamo, nelle persone io faccio il discorsetto simpatico. Sai quando andavi con una moneta nuova di zecca a spenderla, no? Ti dicevano, ma l'hai fatti stasera? Sì, l'ho fatta a casa e l'hai fatto. In realtà è venuta fuori adesso con il Bitcoin. Bitcoin è una cosa gigantesca, direi, una cosa importante, soprattutto perché è decentralizzato. È una criptomoneta, una moneta digitale. E il computer, dico, io faccio degli analogismi, il computer fa un compitino, si chiama thread, cioè risolve un algoritmo, risolve questo puzzle, diciamo, complicato, crea appunto il potere di calcolo. E questo serve tantissimo a tante aziende, alla NASA, alle industrie, a chi fa ricerca sul cancro, cioè il potere di calcolo dei computer è molto importante. Risolvendo questo puzzle, appunto, si scopre la pepita d'oro, in questo caso il Bitcoin, no? Che è un valore all'interno di un thread, cioè un algoritmo risolto viene scambiato poi tra le persone, tra i computer in realtà. Cioè, per farmi capire bene, praticamente questo potere di calcolo viene suddiviso tra un gruppo di persone o lo può fare un computer soltanto? All'inizio poteva farlo un computer soltanto, perché in effetti quando si trova una nuova moneta, adesso ce ne sono diverse, è un computer potente che riesce a risolvere il primo blocco. In seguito poi per minare, si chiama così, il fatto di farlo insieme, di scoprire, diciamo, queste pepite d'oro, bisogna avere più computer collegati che questa è una bellissima cosa, infatti va a collegarsi al fatto che il gruppo lavora meglio che il singolo. Ok, quindi riprendiamo il discorso del network di poco fa. Del network, no, ricominciamo, ok. Più computer insieme lavorano meglio, minano meglio e tu hai una parte di quel Bitcoin tirato fuori. Ho capito, di quello che viene generato. Ho capito. E secondo te le applicazioni per il futuro di questa cosa quali possono essere? Cioè dove può essere investito il discorso Bitcoin? Beh, nel senso generale delle grandi aziende infinite perché fanno di tutto. Nel senso del piccolo, come il crowdfunding, cioè la folla che aiuta le grandi case, i grandi computer, sono nella loro piccola memoria. Spesso e volentieri un computer a casa viene utilizzato solo per far Facebook oppure... Sì, le solite cose. Cioè è una memoria molto inutilizzata. Se tu la dai in concessione, cioè gli appresti a qualche gruppo che coordina questo, sei anche remunerato. Cioè ti danno dei soldi per questa cosa qua, ok? Quindi hai grandissime possibilità di utilizzo, anche perché è una macchina, tu la tieni aperta, te ne vai a fare il tuo solito lavoro, ok? La macchina è aperta e sta lavorando per te, classico di Kiyosaki. Quindi il computer deve essere acceso. Il computer deve essere acceso. Quindi è ancora obbligatoria questa cosa? No, non è obbligatoria se tu ti appoggi ai server, cioè loro hanno delle grosse macchine, ti affittano una parte di memoria, certamente ti fanno pagare i costi. È chiaro. Che la tieni e tu dici io ti do dei soldi, tu continui a comprare macchine magari e hai la possibilità di darmi un provento. Quindi facciamola più semplice, in altre parole, se io utilizzo da computer a computer, quindi due persone scaricano lo stesso software per generare Bitcoin, si utilizza il peer-to-peer, cioè da computer a computer, ma lo devo tenere acceso. Sì. Se invece utilizzo il server lo posso spingere e so che... E poi mi devo fidare del server.
Sì, certamente di debit, ma anche con i wallet che non abbiamo preso in considerazione, cioè il proprio portafoglio, sì, puoi tenerlo nel tuo computer, quando loro hanno finito di lavorare ti danno un bitcoin, tu lo tieni nel tuo computer, oppure puoi tenerlo nei loro wallet. Allora, parliamo un attimo bene quindi del portafoglio digitale, no? Che è un'altra, come vedevo prima, è un'altra tassello importante della creazione, sì, della, sì, moneta. Sì, quindi certo. Il portafoglio è un file. Sì, è un file. Naturalmente è tutto elencato, c'è tutto un ordine nei siti tipo blockchain dove c'è tutte le transazioni sono catalogate. Il punto che è un numeraccio, chiamiamolo così, a vedere, che non può essere destinato a te, cioè non può essere legato a te. Quindi non c'è un account? No, è anonimo. Ah, quindi e li puoi creare quando vuoi, questi portafogli. Una volta che l'hai creato lo puoi distruggere. L'importante è che più di uno ne puoi fare più di uno. Okay. Se poi invece io consiglio sempre, ne volete tenere uno legato all'azienda, alla persona, va bene, la tracciatura sta sempre lì. Non è detto che serva, insomma, arrivare a voi, però se usi sempre quel portafoglio è logico. Quindi ho parlato di anonimato, ma anche le transazioni sono anonime? Sono anonime anche le transazioni, sì. E sono da persona a persona, ecco perché è decentralizzato. Ok. Quindi, no, questa è la cosa più importante da far capire spesso, fin dall'inizio l'ho detto, che le banche e i governi non possono metterci lo zampino. Perciò questa è la cosa che ci interessa di più. Questa interessa di più, ma non tanto, attenzione, questione etica, non è per evadere. Io la chiamo eludere, che giustamente è un risparmio sulle tasse. Non bisogna evadere nel proprio paese. Infatti tutti quelli che gestiscono i bitcoin ti dicono sempre, se tu hai di pagare le tasse nel tuo paese te le paghi, giusto, no? Se no come funziona tutto? Il punto è che comunque hai una difesa su questo. Sei tu l'unico proprietario, sei tu che gestisci la cosa, e quando ti dice il tuo paese paga il 20, paga il 10, tu paghi 10 e 20 di quello che è il tuo paese. Però in questo caso è decentralizzato, quindi non hai l'imposizione dal governo o dalle banche. Questo è favoloso. Ci rende liberi, siamo liberi. Come dire, persone individuali proprietari della nostra moneta. Ognuno è proprietario del suo portafoglio, della sua moneta. Certo, no? E nella sua etica paga le tasse, quelle che ritiene. Quelle che ritiene, ok. Bene, quali sono i risultati in Italia di questa, diciamo, dell'avvento del Bitcoin? Perché abbiamo visto che in altri paesi, diciamo, ha avuto un'evoluzione, adesso è qui, come al solito, in ritardo. Sì. E dovremmo cercare adesso di capire un attimo quali sono i risultati italiani di questa cosa qua. Perché abbiamo parlato prima di server. Questo significa che, a mio avviso, se le persone volessero cominciare a utilizzare il Bitcoin, dovrebbero avere un mentore che spieghi loro quali sono i siti importanti in cui fidarsi, quelli che hanno un'autorità in questo, sì, no? Sì, sì, sì. Però i risultati italiani in questo momento, perché ho visto che i siti non sono in italiano normalmente. No, normalmente no, ne sono nati un po'. Ecco. Diciamo che in Italia c'è molta diffidenza, come al solito, perché arriviamo più in ritardo, però si stanno aprendo molto anche loro. Cioè noi italiani, insomma, che incominciamo a capire qual è il futuro del Bitcoin e quindi la possibilità finalmente di respirare un po', essere padroni della nostra moneta. Sì. Ci sono diverse monete che crescono, tantissime. Io consiglio sempre di basarsi sulle prime, le principali, Namecoin, Litecoin o Bitcoin, principalmente, sì, che è la prima, quella che parliamo sempre. Ci sono tantissimi siti, adesso quello che più mi preoccupa, io quando anni fa ne parlavo era 1-2 dollari eccetera, il Bitcoin, adesso che è a oggi 630 dollari, che è calato perché è arrivato a 200, ok, ha grossa volatilità e quindi consiglio a chi vuole il commerciale di parlare ancora in euro, in dollari, però fare la transazione in Bitcoin. Che è, più remunerativa, sì, è più remunerativa, no, è senza costi. Questo, l'importante è che togliamo il costo burocratico, cioè quello che crea debito, quando io ti do adesso 100 euro a te in mano, già non valgo 99, esatto. Framette, insomma, esatto, quindi, esatto. Questo col Bitcoin non avviene. Questo non avviene col Bitcoin, ho capito. Ed è la cosa che diceva, perché avviene fra me e te con un accordo senza problemi burocratici, cioè senza intermediari. Quindi in Italia, riprendendo quel discorso, sta avendo il suo successo, però bisogna stare attenti qui
Darei proprio un controllo a quello che hai detto tu, è giusto chiedere a persone che sono esperte, perché molti ci nascono i siti, regaliamo Bitcoin, vieni qua. Domanda a Bruciampello, possiamo aspettarci un infoprodotto da te? Oh certo, sì sì. Ah vabbè, no, vabbè, allora certo. Non facciamo la promessa, però certo. L'abbiamo buttata lì in cantiere. Sì, infatti, è già in previsione. È già in previsione, tutto. E quindi nel prodotto bisogna stare attenti a quelli che fanno speculazione, perché perciò dicevo le monete più importanti, perché quelle piccole, Dogecoin, Catcoin, non si sa da cosa escono, potrebbero esserci delle grosse speculazioni facendo finta che la moneta funziona per prendere più persone che investono, eccetera. Quindi non ne vale la pena. Ho capito. Okay. E io so anche che ci sono delle diciamo questa cosa, perché escono anche altri tipi di moneta? Perché si tende a non generare un monopolio del Bitcoin, no? Che va benissimo, che va benissimo, cioè, sì, sì, infatti c'è già un forex, diciamo un trade, un trading di scambio fra monete che sono criptomonete, no? E quindi già avviene questa variazione tra main, light, sì sì, ci sono eccetera. Io la metterei un punto. Il valore principale secondo me è quello del commerciale, che non ci abbiamo ancora parlato. Produrlo, minarlo è utile, sì. Perché infatti in casa tua c'è la zecca, non occorre che vai a lavorare, il tuo computer lavora per te. L'obiettivo è quello, no? Sì, però non bisogna mai ricordarsi di correre in bicicletta a giocare con proprio figlio, perché sennò ci diventa troppo attaccati al computer. Il computer fa il suo lavoro, poi lasciamoglielo fare. Ci dà la possibilità di essere più liberi, quindi di avere un buon portafoglio, pagare le bollette, essere più liberi con i nostri figli, e in seguito poi dopo però bisogna commerciarlo. Questo è un valore su cui io non transigo, perché se cosa intendi per commerciarlo? Cioè, se tu hai un lingotto d'oro, sei in mezzo al deserto, cosa te ne fai? Se ti serve l'acqua? Ecco, questo è banale. Se noi abbiamo gli euro, ma nessun negoziante ti accetta gli euro, cosa fai? Vabbè, certo. Allora, anche Bitcoin ha questa problematica. Per adesso, che io sappia, ci sono 8.000 negozi nel mondo, quindi ce n'hai finché vuoi. Sono tanti. Sì, però giustamente se tu adesso vuoi prendere il pane e andare sotto casa e il panettiere non accetta Bitcoin, non serve a niente, quindi va bene produrla, va bene anche tradare, cioè, però se non si sviluppa la cosa che già 3 anni fa dicevano a me, infatti sono stato uno dei primi a mettere nel mio sito, il punto di crescita evolutiva, i Bitcoin, ecco. Dicendo io li accetto, ben accetto, perché è proprio quello che bisogna fare, promuovere il più possibile. Promuovere per farli accettare. Quindi. Tutti i commercianti devono avere questa possibilità, poi logicamente anche loro devono avere la possibilità di cambiarli in euro, ci sono gli exchange, in dollari, quello che è. Chiaro, chiaro, quindi anche questa è una possibilità. Quali sono le tue previsioni quindi per il futuro per quanto riguarda i Bitcoin? Eccezionali, meraviglioso, vedo una. Prima di tutto, come abbiamo detto, per la libertà che uno ha, quindi da essere schiavizzato diventi un po' autonomo su questa cosa qua, no? Poi perché c'è un limite, questo, ci sono troppe cose tecniche che dovremmo dire in questa intervista, ma nel 2140 non ci saranno più, cioè non ci sarà più emissione di Bitcoin. Okay, quindi c'è un termine. Ci saranno 21 milioni di dollari di Bitcoin, saranno solo quelli, quindi non si può, si evita la speculazione su questo, no? Di mettere nuova moneta nel mercato. Anche questo è importante. Questo è importante. Quelli che circoleranno saranno necessari, poi può salire e abbassare la moneta. Io avevo fatto una previsione 3 anni fa dicendo, ma secondo me sarebbe giusto che il Bitcoin andasse a un dollaro, un euro, poi dopo si fa scherzato a Bill, ho detto vabbè, qualcuno ha detto non è una giusta previsione. Dice, beh, no, la mia era una previsione, tutto. No, la mia era una previsione etica, non c'entrava con, e quindi ed è giusto che ritorni a un valore equo, diciamo, stabilizzato. L'importante è che tutti ne commerciano. Le previsioni appunto sono rose, perché la trattazione di qualsiasi tipo di commercio con Bitcoin è velocissima, criptomoneta è... Mi sembra che anche Amazon l'abbia accettata. Sì, Amazon l'ha accettata e eBay le sta usando solo per adesso per il mercatino, per una cosa sua interna, non proprio per i prodotti. Ah, okay. Quindi già un buon segnale almeno dall'online. Ci sono i bancomat che stanno uscendo in Europa. Non in Italia ancora che io sappia, però ci sono, cioè vai lì e fai scambi
Bitcoin. Poi comunque la transazione, questa è stupenda, perché tu vai col tuo telefonino cellulare, che è l'applicazione, vai di fronte, se vedete i filmatini di YouTube, vai di fronte a quello che ti deve, la birra, la compri, quant'è? 2 euro, ok, scrivi 2 euro, lo passi tra cellulare e cellulare e hai fatto la transazione. No, spiegami un attimo questa cosa qui, un po' meglio. Allora uno va, cioè il cellulare del negoziante. Del negoziante o il computer del negoziante, gli fanno vedere il... Senza il POS, quindi... Senza il POS, il Q-code, se lo vuoi leggere direttamente... Sì. E lui vede la transazione già fatta, avvenuta, dei 2 euro, mettiamoli così, perché ancora parliamo in euro, eccetera. E quindi la transazione è avvenuta. Poi io spererei che toglino la ricevuta fiscale, lo scontrino, perché qui non serve a niente, ma speriamo che ci fosse anche un sistema automatizzato per dichiarare le tasse, giustamente. Insomma, quindi. Chiaro, quello poi sarà comunque approfondito. Bene, cos'altro volevo chiederti per concludere, ma, per quanto riguarda i promuovere il Bitcoin, per esempio, no? Tu dicevi prima, se i negozianti non lo accettano serve a poco. Allora, se io voglio farmi promotore del Bitcoin, vado giù dal negoziante, posso farlo entrare in un circo? Cioè, come posso io, cioè, diamo un segnale agli altri di dire adesso ci penso io e comincio un attimo. Ok, ritorniamo un po' al discorso della difficoltà di spiegare che cos'è. Infatti non è molto facile, non cercate subito di capire che cos'è con gli algoritmi, perché è difficile, è troppo complicato. Okay. Però vedere l'idea, questi filmatini, per esempio andare su bitcoin.org semplicemente, sì. Il sito lasceremo italiano, poi le risorse, sì, in italiano anche, potete capire benissimo cos'è, capire com'è, farsi un portafoglio, un wallet e proteggerlo, perché bisogna fare i backup, importantissimo. Aiutare o collaborare con la minatura, col proprio computer, oppure con il proprio investimento. E poi dopo, questo che io ritengo più importante, averne una promozione. Se trovate qualcuno nella vostra città o che ha le idee chiare, insomma, su come promuoverlo, soprattutto un'organizzazione. Non posso parlare direttamente del comune, regione, perché sono elefantiesi, no? Con la burocrazia, però gli stessi networker hanno la possibilità di promuovere questa cosa con volantini, eccetera, fare delle riunioni, formazione, in maniera che anche i commercianti sanno come utilizzarla. Perché un consiglio che do a tutti, nella mia esperienza ormai navigata, è facile sbagliare a inviare 3 bitcoin come ho fatto io. Per fortuna allora il bitcoin costava $18, non mi ricordo. Ecco, comunque era accettabile. Ho perso 3 bitcoin. Ecco. Perderli adesso significava perdere 3.000 euro. Quindi era una bella, di no. un bel nervosismo. No? Ecco, sì, bisogna stare un po' attenti a queste cose. Perché poi c'è stato anche qualche esempio, ho sentito di uno che ha perso dal disco, che dentro c'era 1.000 bitcoin. Insomma, cioè, quindi capire come fare bene il backup. Noi dobbiamo capire prima come proteggere i portafogli di investimenti e poi andare avanti sulle cose. Per quanto riguarda invece i negozianti, è importante fare delle riunioni con chi ne capisce, perché spieghi meglio in maniera proprio tecnica. Bene. Allora Alessandro, quale consiglio ti senti di dare alle persone che ci ascoltano in questo momento per quanto riguarda l'argomento Bitcoin? Istruitevi. Quindi, importante leggere un poco, non dar retta a tutto quello che nasce fuori, perché sono, io li chiamo little bargain, cioè quei piccoli affari, quelle cose che non danno. Non credete che si regalino Bitcoin, o quantomeno dovete leggere la pubblicità, tutte quelle cose piccole che poi alla fine vi danno un milionesimo di Bitcoin, cioè non ha senso. Okay. Istruitevi principalmente, fare formazione, chiedere a chi ne sa un po' di più. Benissimo. Eticamente. Quindi... Va bene, Alessandro, io ti ringrazio per l'intervista che ci hai concesso, ti lascio il tuo lavoro. Grazie mille. Ci sentiamo al prossimo infoprodotto, magari, vediamo quello che succede. Auguri per i Bitcoin a tutti quanti, tanta ricchezza. Grazie, ciao. Ciao.